Bene, benvenuti al quarto appuntamento con il Sacro 40 ore. Come annunciato già in precedenza, oggi l'argomento stasera sarà il cuore immacolato di Maria. Il Signore mi aiuti a parlare della Vergine in modo adeguato. Dividerò questo mio intervento in due parti. La prima parte, cosa si intende con il cuore immacolato di Maria? Che cos'è? Perché la guardiamo in questa accezione cuore immacolato? La seconda parte sarà il ruolo del cuore immacolato di Maria in questo tempo, perché sembra che ci sia un ruolo che lei stessa indica, e dobbiamo capire perché in questo tempo viene nominato e quindi viene proclamato, e che cosa consiste questo ruolo e cosa dobbiamo fare. Bene, iniziamo allora dalla prima parte, il cuore immacolato di Maria. Beh, dividiamo concetto nelle sue singole parole. Il cuore, cos'è il cuore? Il cuore, possiamo dire, è l'essenza di ogni persona, cose fatte con il cuore, cioè fatte con tutto se stessi. Noi siamo abituati un po' nel nostro occidente a vedere il cuore come segno e simbolo dei sentimenti. Nell'Oriente invece il cuore non è tanto i sentimenti, ma, come vi dicevo, un po' l'anima, cioè tutta la persona. Il cuore significa fare le cose con tutta la realtà del proprio essere. Il cuore viene creato da Dio, l'essenza della persona viene creato in modo puro, in modo immacolato. Eva, la prima donna, primo uomo, Adamo ed Eva, nascono direttamente da Dio, prima del peccato originale, anche loro con un cuore totalmente sgombro da ogni forma di peccato, e questo vuol dire che il cuore è il ricettacolo, il luogo dove si può accogliere totalmente la persona, la rivelazione, la parola, l'essenza di Dio. Cioè un cuore puro, un cuore immacolato riceve la comunicazione di tutto Dio, perché non ha ostacoli, è pulito, e quindi è la ricezione di tutto Dio che si manifesta nell'essenza della persona, e poi una persona che è piena di Dio, quindi conosce e vive nella vita divina, poi opera, dirige le sue azioni secondo questo spirito che porta dentro. Quindi possiamo dire che il cuore è un ricettacolo, fate conto un canale, un calice che deve essere riempito, e quando il cuore è creato in Adamo ed Eva e nella Vergine Maria in modo perfetto, questo cuore riceve tutto quello che di Dio è comunicabile e poi nel mondo agirà di conseguenza. La seconda parola, immacolato, dal latino vuol dire senza macchia, cioè vuol dire un cuore immacolato è tutto dedito alla ricezione di Dio, possiamo dire una coscienza vuota. Tenete a mente questa parola, una coscienza vuota nella quale Dio imprime tutto se stesso. Voi capite che invece il mio cuore, che non è immacolato, io non sono né la Madonna né Adamo ed Eva, sono nato col peccato originale, in più ho compiuto dei peccati attuali nella mia esistenza, non è così capace di ricevere pienamente, totalmente, assolutamente la rivelazione di Dio. È come dire, il mio cuore è inquinato. Detto in termini più semplici, un cuore non immacolato, cioè un cuore maculato, macchiato, non è totalmente ricettivo a Dio, ma è ripiegato su se stesso. Sant'Agostino parlava di una natura curva, cioè ripiegata su di sé. Voi capite che se io sono ripiegato su di me, anche se Dio mi vuol dare tutto se stesso, non lo accolgo, perché non sono totalmente ricettivo. Sono un calice mezzo forato, mezzo pieno, inquinato, in cui Dio manifesta se stesso,
ma non in modo assoluto, ma non perché Dio non lo voglia, perché sono io che con la mia natura curva, ingobbita su se stessa e ripiegata su di sé, o addirittura scappa, rifugge, si allontana da Dio, non lo vuole ricevere. Bene, guardiamo adesso la Vergine Maria, il cui cuore invece è totalmente capace di ricevere tutta la rivelazione e la santità di Dio in quanto figlio di Dio. Questo cuore immacolato riceve Dio in due momenti, lo riceve sempre, dalla sua concezione, da quando viene concepita, dalla nascita. Ma soprattutto in due momenti dell'esistenza della Vergine Maria, questa comunicazione di Dio viene recepita in modo perfetto. È facile capire quali siano questi due momenti. Il primo, quando appare l'angelo, momento dell'incarnazione, dell'annunciazione. L'angelo le dice: diventerai la madre di Dio, vuoi ricevere? Aspetto il tuo fiat, il tuo sì, vuoi ricevere tutto Dio? Vuoi Dio? Sì o no? E la Madonna prima chiede una spiegazione, com'è possibile, non conosco uomo, ma dopo dice, si faccia di me secondo la tua volontà. E da quel momento la Madonna è incinta. Io mi sono sempre chiesto, quando l'angelo va via, la Madonna è incinta. Lo sapevate o no? Arriva l'angelo, vuoi diventare madre di Dio? Sì. E l'angelo partì da lei, bene, Madonna è incinta. Cosa fa 10 minuti dopo? Se foste state voi donne, cosa avreste fatto? Uè, ma io sono incinta, oh. Cosa faccio? Come faccio? Cosa succede adesso? Sono incinta del figlio di Dio. Non è mica comune essere incinta del figlio di Dio. Cosa succederà? Diventerò, scoppierò, vado in paradiso, muoio, cosa succede? No, niente di tutto questo, però la Madonna intanto in quel momento, concentriamoci su questo fatto, riceve tutto Dio, perché dove c'è il Figlio c'è tutto il Padre, c'è lo Spirito Santo. L'ha recepito tutto, in modo perfetto. Il secondo momento in cui la Madonna riceve come ricettacolo, come cuore puro, tutta la rivelazione di Dio, perché c'è un compimento all'incarnazione, è nell'ora della redenzione, cioè nell'ora della croce. Nell'ora in cui Gesù muore, quando Gesù muore, Gesù si comunica, attenzione, Gesù si comunica in quanto Redentore, in quanto appena compiuto il sacrificio dell'agnello sull'altare, consacrato, squartato e offerto al Padre per la remissione dei peccati, e la Madonna è la prima che lo accoglie pienamente. Tant'è che Gesù annuncia alla Vergine Maria che c'è un'ora in cui ella vivrà questa ricezione completa. Alle nozze di Cana, quando la Madonna chiede il segno del miracolo, Gesù le risponde: «Donna, non è ancora giunta la mia ora». Quindi la Vergine in quel giorno impara che esiste un'ora. Quale ora? Lo dirà poi San Giovanni e gli Evangelisti, è l'ora della croce. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi fino che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè Gesù annuncia, dice che c'è un'ora particolare e in quest'ora deve essere presente la Madre di Dio. Deve essere presente la Madre di Dio. E la Madonna è presente dove? Sotto la croce. Quando la Madonna è sotto la croce, sta quelle 3 ore sotto la croce del condannato, non dice una parola, non c'è niente da dire, ormai le parole non servono più, ma non può stare lontana perché lei capisce, recepisce che è un'ora particolare. E certamente nell'ora del Cristo, lei non sa ancora precisamente che cosa avverrà,
ma in quel momento l'immagine della morte di Gesù si imprime nel suo cuore in modo assoluto e in modo indelebile. Quando la Madonna è sotto la croce, guarda il figlio, non dice neanche una parola, a parte che una madre non poteva stare lontano dal figlio. Voi madri sareste state lontane dal vostro figlio nel momento in cui muore sulla croce? Sareste andate a chiacchierare con le amiche a casa delle comari? O sareste state sotto la croce vicino al vostro figlio senza dire una parola? Bene, in quel momento la Madonna ha il cuore puro, recettivo, e la vede l'immagine coi propri occhi, contempla Gesù crocifisso, e al momento della morte questa grazia redentiva per la quale tutti gli uomini sono salvi viene accolta da una donna, cioè dalla madre, che è proprio lì sotto la croce. Questa immagine è importante perché provate a immaginare voi quando avete visto, se nella vostra infanzia avete visto delle immagini che vi hanno scioccato, che vi hanno turbato. Provate a pensare, avete visto voi delle immagini scioccanti della vostra vita? Quando eravate bambini, ragazzi, quelle immagini sono ancora dentro di voi, è vero o no? A me è successo una volta di vedere un impiccato, scusate l'esempio, non è il massimo, facevo il vigile del fuoco, nella mia onorata carriera, prima di farmi frate, ho fatto anche il pompiere, una volta mi chiamarono i pompieri e dissero c'è un uomo che si è chiuso in cantina. Allora andammo in tre, io avevo 19 anni, i due più vecchi mi dissero apri tu la porta, allora io pieno di zelo, ma non mi immaginavo, perché loro invece l'avevano capito, però io ero pieno di zelo come neofiti, apri tu la porta, sfonda la porta, poi noi veniamo, va bene. Allora io pieno di zelo per la responsabilità mi avevo andato, 1, 2, 3, sfondo la porta con un calcio, entro di getto e chi mi trovo davanti? Un uomo impiccato. Avevo 19 anni, quanti anni sono passati? Parecchi, parecchi, no, 58, 57. Quell'immagine ce l'ho ancora dentro di me, quell'uomo lì è dentro di me, tac, perché la sera ho fatto fatica ad addormentarmi, benissimo, e io ho visto soltanto un uomo, ma se avessi visto Gesù crocifisso, che agonizza sulla croce, pensate che la madre, la Madonna di Dio, quell'immagine di Gesù che muore sulla croce, quindi lei conosce perfettamente il prezzo di quello che siamo costati al figlio di Dio, non sia impressa come una fotografia nella sua anima. L'immagine sindonica, la Madonna la porta nel cuore, totalmente recettivo, quindi non è un cuore qualunque, è un cuore in cui questa immagine sprofonda, si immagina, e attenzione, anche adesso in paradiso, perché non è che si cancella l'immagine, anche adesso in cielo la Madonna porta in sé questa immagine. La Madonna vede la distruzione del corpo dell'agnello, cioè quanto siamo costati al Signore, il Dio. E in quel momento si realizza la profezia di Simeone e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Fino a quel momento la spada era piantata, ma non era ancora totalmente penetrata, incisa. Nel momento della morte di Gesù, questa spada di Simeone entra nel cuore immacolato della Vergine Maria e la Madonna con questo cuore spaccato accoglie la grazia divina di Gesù in quanto capo della Chiesa. Però attenzione, non è che la vede e la accoglie soltanto come immagine terrificante. La Madonna capisce e sa che questa morte di croce è vissuta da Dio per amore degli uomini. Cioè tutto l'amore per il quale Dio Redentore ama gli uomini viene accolto dalla Vergine Maria. Perché il cuore immacolato si è spaccato dalla visione di Gesù e anche da quel terribile grido che Gesù emette nel momento della morte. Che esperienza avrà vissuto la Vergine Maria? Noi non riusciamo a capirla.
Quando io chiedo quante sono le frasi di Gesù sulla croce, tutti mi dicono 7. Io dico no, non sono 7. Come non sono 7? Cominciano a contarle. Padre, perdona loro. Oggi sarai con me in paradiso, ho sete, eccetera, eccetera, e dicono 7. No, sono 8, perché nei Vangeli Marco e Matteo dice Gesù emesso un alto grido, spirò, c'è l'ottava parola che è l'ultima, è il grande grido di Gesù, un grido che squarcia il mondo, tant'è che c'è subito il terremoto. Ebbene, con questo grido la Madonna, che ha visto per 3 ore l'agonia del suo figlio e ha ascoltato questo grido, il cuore immacolato della Vergine Maria viene totalmente invaso dall'amore di Cristo. Io posso usare questa immagine, la Vergine Maria, mi si passi la licenza se è poco rispettosa, sotto la croce è tutto cuore, tutto occhi e tutto orecchi. Tutto cuore perché è recettiva, è la madre. Tutto occhi perché sta fissa con l'occhio sul figlio, tutto orecchi. Perché ascolta questo grido terribile nel quale il figlio, per il quale il figlio di Dio, con il quale si congeda da questo mondo, con questo grido, e con questo grido che fa scatenare il terremoto, il potere di Satana è distrutto. Però cosa succede? Quando l'evangelista Giovanni dice emisit spiritum, cioè emise lo spirito, questo spirito emesso da Gesù, agnello sgocciato, dove va a finire? Che gli uomini non ci sono più, gli uomini non lo vogliono questo spirito perché sono scappati. E qui spezziamo una lancia a favore delle donne, care donne qui presenti. Gli uomini sono andati tutti via, fa eccezione Giovanni. Vabbè, mettiamo, l'eccezione c'è. Meno male per noi, ma di fatto quando è l'ora dell'amore, della relazione, la donna è fatta per la relazione, no? Non scappa, non ha paura. Credete che la Madonna avesse paura dei Romani, di Ponzio Pilato? Interessava bene a lei. Pietro e gli altri scappano, la Madonna no. Bene, dice la teologia che in quel momento tutto l'amore redentivo per il quale Gesù salva tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, si travasa completamente nel cuore della Vergine. Tutta la santità di Dio, questo è importante per capire il ruolo della Madonna, tutta la santità di Gesù in quanto redentore viene travasato nell'unico cuore che in quel momento crede, che in quel momento accetta, e questo cuore, dicevo, si spacca. Lei sola accoglie, lei sola capisce, lei sola si apre. San Pier Damiani usa una bellissima immagine. Per me San Pier Damiani è un santo favoloso. Ho visto che i santi voi li conoscete così. No, scusate, vi faccio la domanda allora. Dove è sepolto San Pier Damiani? Meno male lo sapete. A Faenza, qui in zona, perché era un romagnolo, San Pier Damiani, un grandissimo dell'undicesimo secolo. Bene, San Pier Damiani usa questa immagine. La Madonna è come un bacino vuoto o come un letto di un fiume. Avete presente un torrente quando non c'è acqua? Un torrente vuoto. Quindi un bacino di una diga, di un lago, vuoto. Bene, la grazia di Dio è l'acqua, tutta l'acqua entra nel bacino vuoto, nel torrente, e si riempie. Scrive Divo Barsotti, il dono supremo di Dio, chi può riceverlo? Tutta l'umanità? No, il dono di Dio non può terminare che nella persona. L'umanità sono gli uomini, ma tutti gli uomini nella loro somma non sono di più di un uomo solo. In altre parole, l'uomo è un assoluto. Bisogna che vi sia una persona umana che sia il termine di tutto l'amore di Dio. Questa persona è la Vergine Maria. Lode a Dio, lode a Dio in questo momento, faccio una lode a Dio. Tutta l'amore di Dio si riversa in una persona sola, la Vergine Maria.
Il Cristo stesso non sarebbe Dio che si rivela e si dona se non ci fosse una persona, la Vergine Maria, alla quale egli si è rivelato e si è dato pienamente. Come possiamo non accogliere allora la bellezza della Vergine Maria che è piena di grazia? Ave Maria, grazia plena. Sì, ma della grazia che viene giù dalla croce? Questa grazia che viene giù dalla croce si chiama Divina Misericordia. Allora ci fu una santa, Teresa di Gesù Bambino, la quale disse: ma ci sono tanti santi che si sono offerti vittime alla giustizia di Dio. Sapete, sono le anime che dicono: voglio essere il parafulmine di Dio, si scarichino su di me fulmini e saette, voglio pagare per tutti. Teresa di Gesù Bambino disse: no, io non sono in grado di vivere questo, cioè offrirmi vittima alla giustizia di Dio. Mi offrirò vittima, furba Teresina, aveva 24 anni, ma è un bel tipo, è morta a 24 anni. Teresa dice: io farò come la Madonna, cioè mi offrirò vittima della misericordia di Dio. Ma cosa vuol dire offrirsi vittima della misericordia di Dio? Adesso avete capito. Cioè, Teresina disse: farò come la Madonna, che sotto la croce si mette con un ricettacolo vuoto, così, e dice: Signore, tutta la misericordia che sgorga dal tuo cuore, anziché perderla come un rubinetto, una vasca piena di crepe, che poi si perde, va l'acqua, va tutta via, io voglio ricevere tutta la tua misericordia. A nome di chi non la riceve, a nome di chi non la vuole. E fece quella bellissima consacrazione, ma fatela anche voi, è negli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino, fatela. Signore, io mi offro come la Vergine Maria, vittima della tua infinita misericordia, perché non voglio che una sola goccia di misericordia divina vada perduta. In quel momento, quando la Vergine riceve tutta la divina misericordia, si configura più come sposa del Cristo che come madre. Stranamente Gesù dice due volte la parola donna alla propria madre. A Cana, quando dice: donna, non è ancora giunta la mia ora, e sulla croce, dove dice: donna, ecco tuo figlio. Perché Gesù dice donna alla madre? Avete mai chiamato voi la vostra mamma donna? Ma la donna è la moglie, anzi, se un uomo è un linguaggio un po' antico, ma se io incontro un uomo che dice: la mia donna sta per arrivare, viene subito, cosa intendo io? La mamma? Intendo la figlia? Intendo la moglie, forse un modo un po' arcaico di parlare, ma io capisco la moglie. Quindi, quando Gesù dice donna, si rivolge alla Vergine quasi come se fosse la sposa del Verbo. Scrive Divo Barsotti: il Vangelo conosce ovviamente Maria come la madre di Gesù, ma in queste occasioni, in queste due occasioni, egli sembra rifiutare un rapporto filiale. Egli vuole un rapporto di amore e di libertà, come è tra marito e moglie. E così, nella madre, contempla la sposa. Se la cava bene Don Divo Barsotti, perché dice: non voglio mica dire che non sia la madre. Nella madre contempla la sposa, cioè c'è un'unione tra le due persone in cui, come vi ho detto, tutto lo spirito di Gesù, nella sua infinita misericordia, viene travasato nel cuore immacolato di Maria per un consenso perfetto. Ecco il consenso, ecco il consenso. Sì, lo voglio, fiat, lo voglio. In Maria c'è una totale ricezione. Ed è veramente una mistica nuziale. Per questo la croce è chiamata anche talamo. Lo sapevate? C'è un inno del Venerdì Santo. Talamo, trono e, rischia tutto, chi vince, sono tre aggettivi, altare, ha indovinato. La croce viene chiamata, vabbè, altare si capisce,
trono si capisce? Talamo? La croce Talamo? Certo, ma Talamo tra chi? Anche le anime, se vogliamo, ma soprattutto il Talamo, cioè l'unione perfetta della Vergine che riceve tutto lo Spirito di Dio. Ma appena riceve tutto lo Spirito redentivo, diventa che cosa? Madre. Ma lo è già madre di Gesù, diventa madre di Giovanni. Donna, ecco tuo figlio. Cioè al fiat redentivo corrisponde immediatamente la generazione sul discepolo. L'amore della misericordia diventa generazione. Chi è il primo figlio della misericordia? Chi è? È lì, sotto la croce. Quel fortunato di Giovanni, chiamiamolo così, figlio, ecco tua madre. Ma la Vergine Maria diventa madre di tutti, anche di noi, in un colpo solo. Si realizza quella profezia di Isaia, capitolo 66, versetto 8, questo è per i biblisti. Dice Isaia: chi ha mai udito una cosa simile? Chi ha mai visto una cosa del genere? Nasce forse un paese in un giorno? Un popolo è forse generato in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito figli. Cioè Isaia dice, improvvisamente, un popolo è generato in un istante. E questo popolo siamo noi. Perché? In Giovanni, la Vergine Maria, quando noi ci riconosciamo figli della Vergine Maria, cosa facciamo? Riceviamo la misericordia di Cristo totalmente riversata nella Vergine Maria, la quale non se la tiene per sé, perché l'ha ricevuta gratuitamente. Non si è meritato questo, l'ha ricevuto gratis, e allora posso dire che anche lei ci perdona. Scusate questo linguaggio che sembra, se mi sento di protestanti qua, non so cosa mi diranno. Ma noi riceviamo il perdono di Dio nel cuore di Maria, per cui bisogna correre alla madre, al cuore di Maria, è piena della misericordia di Dio, di cui lei ricolma la vista, la sentita, ne ripiena. Il perdono di Gesù è totalmente rivolto a lei, e ogni volta che mi rivolgo alla Madonna, udite, udite, la Madonna apre i rubinetti e cosa mi dà? Cosa mi dà? Il perdono di Dio, la misericordia di Dio, quello di cui è ripiena. Non mi dà semplicemente una maternità, perché a volte, sa, le mamme stressano un po', adesso non, tranne la Madonna, intendiamoci, ma quando penso alla maternità, io penso sempre alla bellezza, ho ricevuto la vita, ma se penso alla mia mamma, di onorata e venerata a memoria, mi viene in mente che quando avevo 50 anni continuava a dirmi: mettiti il cappello, mettiti la sciarpa, hai freddo, mangia e quant'altro. Le mamme non perdono mai questo vizio. Ma la Madonna non mi dà questo, la Madonna mi dà, quando dico un'Ave Maria, quando entro in una qualsiasi preghiera mariana, la Madonna si rivolge a me e cosa mi dà? Ma mi dà quello che ha. Questa misericordia infinita, pensate nell'Ave Maria, una sola Ave Maria, ecco perché il diavolo scappa l'Ave Maria. Quando diciamo un'Ave Maria, nella prima parte c'è la recezione dell'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te, cioè facciamo la parte dell'Arcangelo Gabriele che... E nella seconda parte andiamo sotto la croce, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amen. Poi ritorno all'incarnazione, Ave Maria, grazia plena, il Signore è con te, poi vado alla redenzione, finisco il rosario che sono sazio, sono pieno di misericordia infinita di Dio. Non succede così anche a voi? O lo si dice un po' distrattamente? Ecco perché il rosario, qui spezziamo una bella catena, una bella lancia a favore del rosario, una preghiera stupenda, perché alla fine io trabocco, non ce la faccio più, mi sento perdonato dalla Madonna, sì Signore, mi sento perdonato dalla Madre, il che è molto meglio, molto meglio. La Madonna è sempre sotto la croce, perché quello è il luogo della misericordia. Quando è stato indetto un anno di misericordia, l'anno scorso, 2 anni fa, l'anno della misericordia, sarebbe stato interessante trascinare tutto il popolo di Dio sotto la croce.
Non si può scindere la croce, come abbiamo detto fino adesso, dalla misericordia di Dio. Ecco perché la Madonna viene chiamata anche Refugium Peccatorum, rifugio dei peccatori.